Ecco, sono qui per illustrarvi la nuova versione che dovrà uscire a breve di Lightburn, la 1.6.00. Sono riuscito ad entrare in possesso di questa versione e volevo illustrarvi quali sono le nuove funzioni. Veramente sono due, perlomeno per quello che ho potuto riscontrare io al momento, e ve le faccio vedere immediatamente. La prima è questa. Vi ricordate che nella versione 1.5 era stato introdotto quel puntino azzurro, che azzurro blu, non mi ricordo di che colore fosse di preciso, perché poi non sono molto preciso sui colori, comunque bluette, fate voi, che veniva qui nell'angolo in alto a destra della forma, e scorrendo in basso o verso la sinistra si andava a deformare. Adesso non c'è più. Perché? Per farlo uscire bisogna calcare il tasto CTRL. Vedete, io calco il tasto CTRL ed esce questo puntino che ci serve appunto per andare a fare gli angoli del radius positivi o negativi. Le avevamo già visto con la 1.5.00 e quindi lo ritroviamo in questo modo. Se io vado a togliere il CTRL non c'è più, se io calco CTRL ritorna fuori il puntino e sono in grado di andare a spostarlo. Vedete? Ecco, in questo modo. Questa è la prima funzione. La seconda funzione è una funzione che serve per impostare o variare le origini del laser. Andiamo a vedere dove si trova. Si trova in modifica, impostazioni periferica. Vedete qui c'è questa nuova voce che è swap XY output to laser, cioè cambia l'output, cioè l'output è l'uscita, quindi di come si comporta il laser sulle X e sulle Y. Se io vado ad attivarla, vedete che mi si apre questa finestra e mi farà scegliere fra tre tipologie di orientamento del laser. Quindi, se è un'origine in basso a destra, e quindi il laser andrà in alto o verso sinistra, oppure quello classico, che è questo qui centrale, come l'ho io, infatti è evidenziata con il blu per dirmi tu in questo momento è quello, e poi quello dove è in alto a sinistra. Faccio due ipotesi, solitamente questa è per la maggior parte dei laser, questa è solitamente gli ortho hanno questa, e questa è una specie di CO2, CO2 solitamente l'hanno in quest'altra parte, per cui noi possiamo andare a scegliere in base al nostro laser qual è questa e ci farà in automatico l'inversione degli assi senza andarli ad impostare con la maschera all'interno dei comandi dollaro. Ecco, questo è quello che volevo far vedere, niente di eclatante, niente di fondamentale, però come al solito io cerco sempre di tenervi aggiornati su tutto. Vi saluto, se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, per me invece è molto importante perché vorrei crescere sempre di più, perché più si cresce e più il nostro canale si diffonde, più mi aiutate a tenerlo in vita. Per cui, ripeto, iscrivetevi, vi abbraccio tutti, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte e ciao a tutti.